Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti quanti. In questo mese d'agosto assolato e accaldato, veramente le temperature si fanno sentire. E, eh, insomma, per chi è già in vacanza e per chi deve ancora andarci, insomma, ecco, settimana da Bollino Nero. Abbiamo sentito, insomma, gran grandi traffici e code all'inizio della settimana eh, scorsa sul, uh, sul per, uh, per chi si è spostato e uh, i grafici sono altrettanto, insomma, ci mostrano un po', un po, di, eh, un po di tensione. Allora, allora, eccolo qui, partiamo subito dal gold, il uh, gold che ci aveva fatto in qualche modo un po' sperare la scorsa settimana, avevamo visto insomma, un bel rally, aver partito da dal rimbalzo dei 1700 dollari per oncia al, insomma, per, quel, per quanto riguarda l'andamento eh, delle, delle quotazioni sembrava un bel rimbalzo eh, ha inanellato un bel rimbalzo 1792 ha ah, ehm, eh, diciamo è andato a toccare il avrebbe voluto insomma naturalmente ecco, non è andato 1800 dollari 1800 dollari il livello di resistenza, ormai per chi ci segue da, da, da tempo, insomma abbiamo indicato 1700-1800. Anche i nostri numeri rotondi, naturalmente, li dobbiamo monitorare sempre da vicino. E 1800 dollari rimane uno scoglio molto importante per quanto riguarda l'oro. Eh, rimango sempre dell'idea che l'oro, in questo periodo, sia eh, l'oro e l'argento siano diciamo, tra virgolette sottovalutati. Eh, il rapporto tra oro e argento insomma, ci indica un po' di più forza, c'è stata un po' di più forza qualche volta eh, sull'oro, eh, l'argento rimane anch'esso leggermente, mh, leggermente sotto, sottomesso, sottovalutato, lo vedete che eh, adesso lo guarderemo più da vicino, insomma eh, rimane al di sotto della, della zona di resistenza chiave che... Eh, come sono consueto ricordarvi, insomma, sempre eh, manteniamo le indicazioni, i disegni tecnici, supporti e resistenze, li manteniamo nel lungo periodo, in modo da eh, non li cambiamo come fanno tanti altri, eh, siamo coscienti delle nostre analisi e cerchiamo, insomma, di portare avanti la nostra, la nostra idea. Quindi li potete, gli stessi eh, livelli che vedete qui, li trovate anche nei precedenti video. Ritorniamo al nostro gold, Settimana scorsa dati sulla disoccupazione che hanno mostrato 528.000 ehm, nuovi occupati eh, rispetto ai 200, e, insomma circa la metà: 200.000, 220.000. Vado un po' a memoria, non sono questi i numeri che eh, mi devo ricordare. Però ecco, diciamo un'economia un piuttosto tonica, un, un andamento del dollaro ancora in rafforzamento. Tuttavia, diciamo che da questo punto di vista, insomma, il prezzo dell'oro potrebbe, ehm, potrebbe, diciamo potrebbe, fin tanto che, però, ecco, io diciamo che rimango abbastanza sul chiva, fin tanto che rimane al di sotto della media 200 periodi, che la vedete transitare 1850, grosso modo, 1844-1850, zona di resistenza molto importante vista in precedenza nei mesi di giugno e, eh, e maggio, fine maggio e durante i mesi di giugno, eh, area resistenziale dove vedete appunto l'oro non è riuscito a, a spingersi a rialzo, quindi insomma ecco questa zona qui eh, non molto proficua per quanto riguarda il diciamo il, chiaramente l'andamento delle, delle quotazioni. In questo periodo gli investitori che cosa stanno facendo? Gli investitori stanno naturalmente eh, cercando di eh, capire insomma quello che è le dinamiche eh, tra l'inflazione, eh, le strette monetarie, eh, i dati macroeconomici, un PIL in un prodotto interno lordo dell'America visto in precedenza insomma non molto buono, quindi eh, anche qui potete vedere i dati insomma sempre nella piattaforma ci sono tutti i dati, eh, dati che ci attendono, scotto di petrolio, indice di prezzo al consumo. Ecco, la cosa importante è appunto di cercare di vedere quali sono i, appunto, i dati eh, macroeconomici più importanti. Il mese di agosto normalmente, normalmente ci ha riservato negli ultimi anni qualche sorpresa, soprattutto è la Cina che stravolge eh, i mercati durante il mese di agosto. Eh, io sono 25 anni che opero nei mercati finanziari eh, e quindi ho visto tante cose, insomma, e ne dovrò vedere ancora tante durante la mia carriera, eh, nella mia vita di trader. Diciamo, non è che sia una vera e propria carriera che inizia e termina. La vita di, mi, mi piace pensare alla vita del trader, quindi ecco, in questo contesto, negli ultimi, negli ultimi 4-5 anni, il mese di agosto, si pensava sempre fosse stato tranquillo, invece e eh, invece non è stata così perché eh, in qualche modo la Cina ha sempre sconvolto il mercato. Eh, sul piatto abbiamo le notizie che sappiamo, l'invasione della geopolitica, la problematica geopolitica, quindi l'invasione della Russia, l'Ucraina, qualche eh, movimento c'è stato, lo vedremo dopo sui, su, sugli agricoli, poca roba, insomma la poca roba certamente insomma i livelli ah, andiamo a guardare i livelli dell'oro invece che cosa dobbiamo monitorare dobbiamo monitorare 1750 come livello chiave eh, attenzione al livello de, eh, diciamo dinamico del supporto dinamico breakout rialzista probabilmente c'è già stato il pullback quello vedete qui è già andato a testare piccolino non tanto mi piace probabilmente vuole insomma andare a riassaggiare l'area dei 1750, 1745, insomma questa zona qui, più sotto transita la media 21, quindi insomma questa zona qui tra i 1750 e 1740 è una zona di eh, probabile, insomma, probabile, eh, probabile recupero dell'oro. Ci tracciamo invece una piccola trend line. Mi piace dilungarmi sull'oro perché naturalmente sapete che è il mio eh, preferito, nonostante, insomma, non non bisogna mai legarsi ad un singolo, però, naturalmente, l'oro è questo. Grazie, grazie, grazie per i pollicioni. Per i pollicioni, la settimana scorsa eh, non sono riuscito a fare il video, ma insomma, sostanzialmente c'è stato questo rialzo dell'oro, ribasso del petrolio, eh, l'argento. L'argento eccolo qui: l'argento 20, 20 dollari per oncia, rimane eh, un po' il livello chiave di resistenza che non riesciamo a superarlo, vedete anche qui, anzi ci tracciamo a questo proposito una bella eh, linea di trend, eccola qui, la vedete, una bella linea di trend per quanto dritta o storta sia, ma non importa, non mi interessa che sia, per... l'importante è comprendere come appunto i precedenti livelli ci facciano, eh, ci diano delle indicazioni insomma per quanto riguarda appunto l'andamento delle quotazioni del mercato, tendenza ribassista, doppio massimo qua in alto, ehm, che già eh, diciamo, era una tendenza che vedete, che avevo tracciato il canale di Bassista da eh, circa lo scorso oltre un anno e tre mesi fa. Eh, quindi insomma, un anno e tre, eh, siamo in agosto, quindi un anno e tre mesi fa. Agosto, agosto insomma, un mese, mese normalmente dove i mercati dovrebbero essere meno liquidi e quindi possibile aumento di volatilità. Questo lo dico anche perché vedo che qua sotto la volatilità è piuttosto, o meglio, è ritornata, è rientrata nei range eh, predefiniti, 0,50 punti daily eh, per quanto riguarda l'argento, aveva avuto qui un raddoppio, un, non un raddoppio, però quasi sono per della volatilità, per quanto riguarda l'argento che eh, rimane in questa sostanziale difficoltà nel rialzo. Un po' i metalli preziosi, platino e palladio a parte, insomma, però ecco, oro e argento di più l'oro per quanto riguarda bene il rifugio, l'argento meno, eh, più livello più industriale, eh, segue anche le dinamiche del petrolio, però ecco diciamo che sono, sono e rimangono sottomessi. L'argento eh, e l'oro diciamo che hanno due dinamiche leggermente diverse perché l'argento ha un 50% di utilizzo industriale e ci dà un'indicazione insieme con il rame che vedremo un po' fra poco insomma di quello che può essere una ripresa insomma mercati, mercati finanziari che comunque rimangono bassi rimangono bassi vediamo se riusciamo a prendere appunto anche eh, il, l'sp 500 vedete che rimane rimasto so, leggermente sopra i 4100 punti però c'è stata questa debacle black, black, insomma eh, dai 4800 punti siamo scesi appunto a questo livello di supporto, circa un miliardo di punti sotto ripresa, rimbalzo, bisognerà vedere se è la famosa ripresa, rimbalzo del gatto morto, noi andiamo, ritorniamo sugli MP. Uh, precious metal uh, silver. Attenzione 19:50 livello di supporto. E questo qui deve superare innanzitutto 20 e 27, ma lo scoglio più importante è 20 e 60 65 2050 per voler dire la tonda: insomma, ecco questa zona qui 21 dollari eh, sarebbe una bella cosa. Non vi dico che mi sembrerebbe rialzista perché fin tanto che non mi chiude sopra questo livello qui. Eh, chiusura almeno un paio di candele, eh, pullback, insomma c'è tutta una sequenza di cose dal punto di vista tecnico che sarebbero eh, interessanti da vedere. Platino e Palladio sempre sofferenti, eh, rimane sotto i 1000 dollari per oncia il eh, platino a forte sconto rispetto all'oro, eh, quindi circa un, eh, circa un 800 dollari. A sconto dopo essere stato per tanti anni a premio, quindi rimane, rimane difficile il mercato del platino, il Palladio, il mercato automobilistico, le vendite delle auto. Non si capisce che cosa vogliono fare. Eh, è vero, sì, la decarbonizzazione, però capite bene insomma, che non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Cioè no centinaia di migliaia, se non milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, nel settore petrolifero, nel settore delle estrazioni minerarie, nel settore della costruzione automobilistica e di tutte le sue parti. Pensate ai tergicristalli, pensate agli specchietti retrovisori. È vero che voi dite, beh, vabbè, la stessa cosa viene utilizzata nei veicoli elettrici. Sì, certamente, però capite bene che bisognerebbe, insomma, rifare un po' tutto quanto in tema di decarbonizzazione. Il 2035 mi pare una data un po'.. Ehm, Improbabile in questo senso, però sapete, dobbiamo cercare di monitorare. Per quanto riguarda i livelli di trading, eccolo qui perfettamente ancora valido. 915 supporto eh, resistenza vicinissimo 940. Però certamente insomma i 978 980 della media 200 periodi la dicono lunga insomma, ecco direi che al momento insomma. Mi vorrei vedere per avere una, una tra virgolette migliore eh, scenario rialzista, un superamento dei 980 mila dollari sarebbe il clou più tonico il palladio punto di domanda eh, difficile da dire in questo contesto perché appunto anche il pal platino palladio noris nickel russia russia principale mh, produttore di platinoidi quindi ecco in questo senso qui dovremmo vedere un pochino insomma come si muove eh, come si muove un mercato molto sottosopra. Siamo sopra la media a 200 periodi, eh, diciamo che potrebbe esserci un'indicazione tendenzialmente rialzista, ehm, diciamo per chi vuole, ma non è un bel grafico, lo vedete anche voi, insomma c'era ancora questa fase ribassista. È un grafico che mi indica grande incertezza, fase di lateralità nel momento in cui cerca di rimbalzare al rialzo, anche qui una o due. Anche qui sì, eh, diciamo che mi piacerebbe vederlo al di sopra dei 220, 2200 dollari per, per oncia, insomma, quindi eh, sembrerebbe avere un po' di spinta rialzista, siamo nella, leggermente la zona un po' più della mediana per l'RSI. Eh, non lo so ecco direi mh, direi attendiamo attendiamo un pochino perché c'è veramente tutta una situazione nei mercati veramente da, da questi, questi ultimi mesi vi avevo anche indicato eccolo qui il, il megafono per quanto riguarda il vedetevi i precedenti video cioè non dico non si può dire in diretta insomma ecco, non si può dire quello che penso però non vi dico sciocchezze e quindi c'è questa situazione un po di ampliamento megafonica per quanto riguarda il, il petrolio il rimbalzo eh, intorno all'area dei 90 dollari, 88 cercherà di ripartire. L'OPEC eh, che cosa ha detto: 100.000 barili in più, prendere o lasciare, eh, fatto sta che: insomma vengono tra virgolette, a mancare un po' la domanda. La domanda si pensava e si sperava che fosse più alta. Non so come si faceva, si potesse aver sperato di una domanda più alta. Perché eh, parliamo dell'Italia per avere dei prezzi di riferimento insomma più alla nostra. Portata, eh, riferiti all'America, non stiamo qui a fare i conti, quanti sono i galloni in lì in, in euro e quant'altro al litro, eccetera, eccetera, 5 dollari al gallone, eh, comunque pensiamo alla, a, a, alle tasche nostre, du, oltre i 2 euro per la benzina leggermente calmierata dal governo, 1890, 1870, eh, però ecco non, non ci siamo proprio perché naturalmente non tutti abbiamo la possibilità di eh, sì, un un viaggio lo possiamo fare, però non è che possiamo fare tutti gli spostamenti che facevamo prima, eh, si cercano più mezzi economici, eh, e quindi ecco è difficile aver, aver potuto pensare a come la domanda del petrolio insomma, poteva, poteva aumentare in questo contesto, domanda legata alla driving season americana, europea anche, insomma. Sì, lo vedete, il traffico c'è, però ecco eh, non tutti, ripeto abbiamo 100 euro da mettere lì di, di, di benzina di gasolio e poi soldi per mangiare, poi insomma una scampagnata come la facevamo una volta la vedo un po' duretta insomma in questo periodo, non per, eh, guardiamo, guardiamo la realtà ragazzi, cioè eh, sì, cioè, non, non, non è un lamento, non è un, eh, guardare la realtà, è chiaro, e non è che guardiamo soltanto noi la realtà, la realtà ce la ci dicono i grafici, domande in diminuzione... Quindi ecco, in questo, contesto, in questo contesto mi dilungo un pochino sempre su questi principali, principali naturalmente, strumenti oro, argento, platino, palladio, petrolio. Eh, la zona chiave è sopra i 95 dollari, media mobile 200 periodi. Vedremo un pochino se si riprende, doppio minimo, siamo su un ipervenduto, quindi ecco, ci potrebbe essere una ripresa. Eh, ci potrebbe essere una ripresa ma io oh, in, mi piacerebbe insomma entrare eh, sopra i massimi odierni quindi, quindi ecco non, non comprare un, fare un buy limit qui sotto eh, non mi piace a me non piace non opero così insomma quindi avere un risk reward secondo molti molto basso però non c'è non vi è certezza già eh, non vi è certezza normalmente nei, nei mercati azionari natural gas natural gas spinto in alto. Ah, una cosa importante dei pe del petrolio una possibile attenzione dobbiamo guardare per quanto riguarda il petrolio senza, ah, possiamo anche non riprendere il grafico eh, stagione degli uragani, quindi potrebbero esserci delle interruzioni, quindi una leggera spinta al rialzo per quanto riguarda il petrolio natural gas abbiamo già eh, anticipato altre volte, insomma un po' fuori dalla stagionalità quindi attenzione attenzione, molto volatile quindi io tendenzialmente insomma o faccio brevissime operazioni, eh, livello di supporto, eccolo qui eh, 7 e 67 resistenza di brevissimo 8,37. Quindi eh, se vedete come il, il, il movimento. Insomma, i movimenti ci indichino eh, 9 9,34% di dinamiche di spostamento daily, quindi eh, risulta un filino difficile, oppure usare sites microscopiche che si vedono solo attraverso il microscopio, microscopio perché è veramente molto molto volatile. Rame, diciamo che Rame non abbiamo molto da dire, nel senso che eh, c'è stata questa debate molto forte. Mi piace questa parola oggi la, la utilizzo. Grazie per i pollicioni, grazie per i pollicioni eh, all'insù, naturalmente, mi fa piacere. Come al solito, ringrazio tutti quanti voi. Eh, che so che vi state go godendo uh, la meritata vacanza, sole o montagna, eh, meno 28% per quanto riguarda il rame, distanza dalla media mobile a 200 periodi, dovremmo recuperare almeno la uh, zona dei uh, 9.500 dollari per tonnellata, siamo intorno ai 7.800, la Cina ha indicato, i dati doganali della Cina ha indicato... Come ci sia stato un recupero delle, degli acquisti del rame, però, naturalmente, eh, posti di lavoro la settimana scorsa americani hanno leggermente spinto al rialzo. Ma è un mercato il rame, il mercato del delle, delle, delle materie prime, è un mercato che ehm, deve essere un po' valutato sotto molti aspetti. Insomma, ecco anche l'euro dollar mi piaceva di vederlo. Siamo leggermente sopra la parità. Per quanto riguarda il copper, ehm, 7000-8000 dollari per tonnellate mi piacerebbe vedere ecco, superato. C'è questo gap, rialzi, gap ribassista da superare con fase rialzista. Eh, sembrerebbe, tracciamoci una trend line uh, intermedia, dai in grossomodo dai minimi qui. Ecco, insomma, ecco, diciamo che monitoriamo questa trend line qui, tracciata, tracciata sui, sui minimi rialzisti. Eh, qui ci sono delle tecniche che anch'io insegno come com tracciarle quindi non ve, le, non ve le spiego. Andiamo un po' a vedere eh, gli agricoli, gli agricoli che ci lasciano anche con il cotone. Poco, eh, insomma, dopo una discesa molto forte, il cotone è collegato, capite, lo capite chiaramente: collegato all'andamento ciclo economico. Sugar collegato anch'esso, rimane fermo il cotone. Quindi attendiamo anche lo sugar rimbalzo collegato alla. A, L'andamento degli energetici, cacao che eh, in questo contesto ribassista eh, rimane all'interno di questa trend line ribassista, quindi eh, eventualmente vorrei vederlo sopra i 2.300-2.400 dollari, eh, 2.400 dollari, ma al momento... Ah, questo è il livello di resistenza che abbiamo indicato. Quindi vedete come rimane in questo contesto ribassista, mi fa piacere, insomma, perché le analisi che faccio non sono delle sciocchezze. So che molti di voi mi seguono, non tutti quanti, perché tutti, tutti poi vogliono andare a vedere altre cose. Però le analisi che facciamo noi eh, chi ci segue da tempo sa che sono ben fatte. Quindi non sono io a dirlo, siete voi stessi: insomma, le email o i messaggi anche sotto questi video che mandano e i like che mettete insomma, non, eh, non, non la dicono, ti danno eh, la giusta ragione. Eh, per quanto riguarda il caffè, niente, rimane, il caffè rimane anche, tenete presente che questa è un po' la stagione eh, un po delle, dei raccolti, stagioni secche, eh, il Brasile, insomma un sacco di problematiche veramente a livello, a livello climatico e non entriamo in questo contesto perché veramente eh, il clima oggi deve aver sempre più, al di là insomma, di quelle che sono... Di figure giovanili che hanno rappresentato eh, anche prima della pandemia eh, insomma non mi piace diciamo che il clima al di là di, di quello che dovrebbe essere e eh, insomma il clima deve essere al centro attenzione perché non c'è essere umano che sia mh, ricco o povero che non deve pensare al clima insomma tanto più i ricchi che eh, Vabbè, non, non vado avanti con l'argomento perché sennò non, non va bene. Eccolo qui, il, cacao, il caffè, eh, soia, corn e wheat, sostanzialmente diciamo che rimangono, rimangono fermi, eh, sembrerebbe essersi un po' sbloccata la situazione eh, dell'Ucraina, qualche nave in partenza, direzione ehm, punti di... Eh, di di, diciamo di, 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 di controllo, insomma, eh, dove Russia, Ucraina, un, un pool di di, di diciamo di Russia di esperti Russia Ucraina e Turchia eh, mo monitorizzano e controllano soprattutto quello che è il, eh, il contenuto di queste navi, ma siamo siamo molto indietro con le spedizioni eh, tenete presente che non ho, un non ho un grafico che avrei voluto farvi vedere, però insomma ecco diciamo che da questo contesto da questo contesto insomma eh, sono diminuiti anche secondo la FAO sono diminuiti i prezzi a livelli prebellici, meglio così. Eh, tuttavia, purtroppo la mancanza, senza voler essere pessimisti, eh, la mancanza temo, eh, spero di aver torto, insomma, temo che si farà sentire eh, più avanti. Speriamo di aver torto, preferisco aver torto in questo contesto qui perché eh, Settore alimentare è, una, è un settore piuttosto importante. Attenzione eh, ai livelli di supporto: 1200, 1.300 dollari per la soia, il corn. Vedete qui ha bucato e poi ripreso i 580 dollari. Livello di resistenza: 614. Il eh, wheat è riuscito ad uscire dal, livello, dal canale di bassista, però eh, rimane sempre lì anche in questo caso. Ehm, non mi piace tanto, però, rim, piccolo rimbalzo. del Piccolo rimbalzo, eh, meglio così, insomma, i prezzi sono, sono calmerati. Va bene. Allora, allora, buon Ferragosto a tutti quanti. Buon Ferragosto a tutti quanti. Eh, cercate di eh, insomma, di riposarvi un pochino, Lo faremo anche noi. Poi, probabilmente, ci risentiremo al primo lunedì o martedì, disponibile nel calendario, vedremo un pochino come fare e cerchiamo insomma di al, di... al momento direi, ecco, restiamo flat in tutto questo contesto, restiamo flat, guardiamoci i mercati, insomma, arriviamoci un pochino e guardiamoci i mercati. Grazie a tutti, un abbraccio e buon Ferragosto a tutti quanti.